Un bel applauso, Bibi Banda Larga! Bravi, 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 sei molto bravi. Molto, 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 molto. E figuriamoci se non suona il campanello. Chi vado io, sempre. Chi sei? L'Armando, il mio amicone! Cosa vuoi? E c'è sempre molta intimità in questa casa. Questa è anche una cantante negra qui extracomunitaria. È la mami, ma fa vedere, ciao Barbara, ah no, non sei nera, sei solo sporca, basta che ti lavi. Ma la dolce via, è un pubblicitario milanese creativo. No, ma io faccio così, poi scherzo. Come stai? Cosa ti racconti? Ma qua qui comunque siete un po' di vicini di casa che stasera. Cioè, qui quando si parla di pubblicità, la Milano da bere l'ho inventata io, Se è un famoso Armando che ci dice hai un problema, come si dice? Se serve un'idea, tu dimmi quando e poi ci penso ad Armando. Creativo così, ce ne sono rimasti pochi in Italia. Ah, sai che Franz mi ha telefonato quelle le musiciste, sai, le sexy lady, no? Ma sexy lady, sì, mi ha detto perché mi guardi così, ti ricordi quelle che abbiamo fatto sexy lo spot, mi ti ricordi che lui è stato 6 giorni e 6 notti dentro chiuso in sala di registrazione a comporre, perché lui quando compone è un genio, giorni e 6 notti con queste musiciste lì, hanno detto che è stato durissimo, questo nel senso duro, la fatica fisica, a comporre a Milano quando c'è Franz piedi profumo di gnocca, dicevano che mi ha telefonato, mi ha detto che siete usciti insieme a Ingressa, ti hanno incontrato. Sì, ci hai visti di sfuggita così, è stata una serata. Queste qua? Ma scusa, ma non hai detto che in Grecia c'erano solo degli uomini e dei gay? Sì, beh, i gay, appunto, questo è un gruppo di 4 donne, scusami. Quindi erano giustamente. Allora, come cosa ti racconti di Milano? Come va? Creativa. Il marketing è sempre dura. Ti ricordi che una volta si diceva c'erano le 4P del marketing? C'era product, place, price, publicity, ok? Adesso ci vogliono 12P così per è dura. E ci vuole anche la P di Pirla, tu provi a pensare alle pubblicità televisive, cioè l'uccello di Del Piero lì di fianco a Miss Italia e cosa fa? Si mette a chiacchierare. Ma è un Pirla, roba da pasti, guarda. Sì, ormai il mondo non è mica più quello. Il nostro spot sta andando benissimo. Dovete sapere che lui è così famoso e così bravo a Milano che ormai non è che lui, cioè lui sceglie le pubblicità da fare, capito? Non è che deve andare a fare l'accounting, a cercare di convincere, lui sceglie, siccome è così ricco, ormai a questo punto possiamo dirlo, anche fortunato che adesso lavora solo per la pubblicità Progresso. La verità. Perché è diventata una missione, ormai una missione. Voglio dire, l'ultima pubblicità si è incaricato di farlo all'Alto Commissariato dell'ONU. Adesso non so se tu sei in grado di capire questo concetto. Allora, l'ultima cosa che abbiamo fatto assieme, abbiamo fatto una pubblicità che promuove il prodotto Talkie. Talkie è un prodotto eccezionale, l'ha inventato. L'abbiamo inventato noi. Cioè, comunque è un prodotto eccezionale, perché alla base del tutto c'è il fatto che dobbiamo insegnare ai giovani a rispettare le leggi. La legalità. Non è facile fare uno spot e insegnare ai giovani a rispettare le leggi. La nuova legge dice che dopo le 2 nei locali il gestore non può più vendere alcolici, cioè dice che dopo le 2 nei locali non si può più comprare alcolici superalcolici. Allora noi dobbiamo fare in modo che i giovani rispettino quella legge lì. Esatto. E non è mica facile, non è facile. No, perché devi entrare in sintonia, devi parlare il loro linguaggio. È una questione di target, capisci? C1 capisci target, C1, no? Se lo capisci lei l'ha capito tutto. Comunque, allora è proprio una questione di target, capisci? E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, dunque, punto 1, bisogna rispettare la legge? Sì, bisogna rispettare la legge. La legge dice così che dopo le 2 non bisogna né vendere né comprare locali, allora bisogna fare così. Se uno non lo fa, è un pirla. È un pirla. Se uno non rispetta la legge, è un pirla. Capisco questa cosa qua. Allora, se tu vuoi essere uno trendy, uno cool, se vuoi cuccare, di cosa fai? Devi avere il talkie. Te apri il tuo baule della macchina, guardi dentro un bel box refrigerato col kit di sopravvivenza per rispettare la legge. 6 Ceres, 6 Bex, una bottiglia di vodka, una bottiglia di whisky, e tachi, 2 Lamborghini, e poi ci hanno messo anche 2 per un applauso al nostro inventore, creativo, il tachi. Non ci crederete, ma con lo spot dove poi
il grande Franz ha scomposto le musiche per lo spot, che sta, questo spot ha già fatto vendere in due mesi da quando è uscito nella campagna, sì, più di 1 milione di talchi davanti alle discoteche. Poi questo è il talchi per for questo me. È il talchi for me, poi c'è il talchi for France invece per i SUV, per se sono per i risparmiare fanno anche il talchi for you, il talchi for you grande, guarda, vedi che senza capire, ma sai una cosa, ascolta, guardandoti bene, no, se lui ti regala una bella collana di perle, no, sì, e te la mette tutta qui attorno al collo, apri un po' la bocca così con la collana di perle, ecco, sembra proprio l'asse del cesso. No, però è un creativo, capito? Un creativo. È un creativo. No, no, un creativo. Ma dai, ma la tieni sul comodino o la fai entrare? No, veramente, dai. Comunque, guarda, l'altro giorno mi telefona Pier Silvio. Pier Silvio? Davvero, sì, sì. Si dice, quella, ciao Pier Armando. Dico, no, basta Armando, sai. Cioè, tutti Pier, non idea di quando, ma... No, dice, oh, hai visto il Pier Franz? Dico, ah, ma sì, l'ho visto. Pier Franz? Ma sai, Milano, Milano, voglio dire. Si chiamano Pier Franz, sai, sono Pier Silvio, Pier Pirla, sono tutti Pier Pier. E allora dice, oh, ragazzi, il vostro spot è andato talmente bene, una roba saltata. Guarda, io ne ho dei creativi, ma come voi non ce n'è. Sono soddisfazioni. E allora, ma ha insistito un casino, dice, oh, dovete venire su un mese a Milano, a perché ho altri 4-5 spot a fare, ho bisogno di voi, voglio migliore, voglio migliore. Alt, Franz non si muove di qui. Ah, infatti, guarda, gli ho detto, siamo d'accordo, gli ho detto la stessa cosa, gli ho detto, guarda, non esiste, Franz non viene, guarda, e lui mi ha detto, oh, vi do 100.000 euro di acconto, e poi dopo se ci sono altre spese, dopo ne parliamo, capito? Allora, 100.000 euro di acconto. Allora io ho detto vado a chiederglielo a Franz, perché prima di dire no. Aspetta, ti faccio la regina, ti metto anche le calze di flanella, quelle che riescono a te. Ti faccio. Ci penso io. Okay. Ci vediamo Milano, grande, ok. Armando, un Armando! Ciao, l'idea, dimmi quando ci pensa Armando, no, bravo! Ecco! Chiamatevi i musicisti, va là! No, perché sto pensando, Virgil! No, visto che siete venuti qua, no, a questo punto a sfruttare la sala prove. Sono ancora qui. Se magari ci accompagnate in un paio dei nostri pezzi, poi chiudiamo la baracca e andiamo tutti a letto, va, che è vicino, io devo dormire a questo punto, dai. Benissimo. Allora facciamo un paio di pezzi nel nostro repertorio, i nostri pezzi sentiti da noi,